La colecisti è una piccola sacca posta al di sotto del fegato che contiene anormalmente bile. La colecisti rappresenta un reservoir di questa sostanza liquida, densa, verdastra che è la bile. La bile è una sostanza del prodotto metabolico, del metabolismo del fegato, che attraverso due dotti epatici viene spinto all'interno di un dotto unico che è chiamato coledoco e attraverso questo nell'intestino. Serve per digerire sostanzialmente, serve insieme al succo pancreatico alla prima digestione. La colecisti non è altro che una piccola sacca che spreme alla bisogna il suo contenuto all'interno della via biliare e quindi all'interno dell'intestino. La bile è una sostanza, come detto, molto densa, verdastra, che è il prodotto metabolico del fegato. La stragrande maggioranza della patologia a carico della colecisti sono i calcoli. I calcoli non sono altro che la presenza di delle piccole pietre che stanno all'interno della colecisti e che si formano attraverso un stato infiammatorio dentro la colecisti, creando e determinando delle piccole concrezioni. Per esempio, potrei farvene vedere qualcuna. Questa è una calcolosi della colecisti, a tutti gli effetti, questi piccoli calcoli all'interno, questi sono calcoli di colesterina all'interno della colecisti che purtroppo determinano il suo malfunzionamento, addirittura determinano la sua totale assenza. Questo tipo di patologia è estremamente frequente nelle donne. Non si è capito esattamente qual è il motivo perché è più frequente nelle donne, ma che comunque può determinare o determina delle situazioni estremamente complesse. Nel senso che uno di quei calcoli che abbiamo visto prima può migrare all'interno della via biliare, andarsi a intrappolare nel tratto terminale del coledoco, dove lì si incontra anche il dotto pancreatico, determinando delle gravi malattie, come l'ittero per esempio o la pancreatite acuta, entrambi patologie estremamente complesse ed estremamente difficili da curare. Questo è la calcolosi della colecisti rappresenta la patologia più diffusa e più conosciuta per certi aspetti. Purtroppo ha anche altre patologie, come la patologia neoplastica, la colecisti, possono incorrere nei soggetti più che altro anziani e soprattutto in soggetti che hanno per molti anni mantenuto i loro calcoli della colecisti. Esiste in letteratura un'associazione tra calcolosi della colecisti e carcinoma della colecisti. Questo chiaramente comporta un tipo di chirurgia totalmente diversa, chirurgia del fegato e di tipo radicale. Molti soggetti che vanno incontro alla calcolosi della colecisti e chiaramente anche delle vie biliari sono soggetti gran mangiatori, generalmente obesi, ma sicuramente, questo l'evidenza scientifica ce lo dimostra, c'è una predisposizione familiare che può incidere notevolmente. Io ho operato intere generazioni di persone, nonni e via, per la presenza di calcolosi della colecisti. Sicuramente un'alimentazione molto grassa, molto ricca di uova, di olio, può essere una causa scatenante della patologia calcolotica alla colecisti, anche se ancora oggi sicuramente la componente genetica è estremamente più avvalorata. La terapia sicuramente è di tipo chirurgico, c'è molti soggetti, molte persone che noi vediamo sono sottoposte a estenuanti terapie mediche, a diete ferree, non esiste una predisposizione di un cibo alla formazione di calcoli della colecisti. Ci sono soggetti che sono predisposti ai calcoli della colecisti, è diverso. Sicuramente però nei soggetti molto obesi o buoni
buon mangioni, sicuramente questa è un'evenienza che frequentemente accade. Sicuramente quando qualcuno avverte il classico dolore in sede epigastrica che gira generalmente verso destra, parlando col medico curante spesse volte viene sottoposto a un'ecografia. L'ecografia è sicuramente il primo esame diagnostico che mette in evidenza e che ha una elevata significatività. Mette in evidenza la presenza dei calcoli nella colicisti o nelle vie biliari. È chiaro, come detto prima, che la presenza di calcolosi nella via biliare sicuramente determina non solo il dolore, non solo le difficoltà della digestione, ma anche la colorazione giallastra delle mucose e della cute. Nel caso di una calcolosi della colicisti semplice, sicuramente il dolore e la difficoltà di digestione è sicuramente il sintomo più frequente. Un'ecografia fatta da un buon ecografista sicuramente può dare delle notizie diagnostiche esaustive e solo questo basta per poter poi interpellare il medico curante o lo specialista di fiducia. Sicuramente una terapia di tipo medico che qualcuno sostiene può avere una valenza, ma ormai è dimostrato che l'unica terapia per la calcolosi della colicisti è sicuramente la terapia chirurgica. Dal 98 personalmente ho compiuto più di 2000 calcolosi della interventi su colicistattomia laparoscopica soprattutto, e sicuramente è il gold standard oggi considerato dalla stragrande maggioranza dei chirurghi in tutto il mondo. La chirurgia laparoscopica sicuramente è una chirurgia sicura, efficace, una chirurgia che pone il chirurgo ma anche il paziente in una condizione di massima sicurezza e di la possibilità di poter lavorare su queste strutture che sono estremamente complesse, estremamente vicine, in tutta sicurezza e con una magnificazione delle immagini che soltanto la chirurgia laparoscopica può dare. Sicuramente la possibilità di avere uno schermo di fronte che possa in qualche modo magnificare le immagini, sicuramente, e individuare le strutture, l'ottocistico, le artere cistiche e tutto il resto, sicuramente è un'opportunità che dà un grande vantaggio, come dicevo, sia al chirurgo, questo sono io che sto operando una calcolosi alla colecisti in particolare, e queste le immagini che il chirurgo ha di fronte a sé con dei piccoli strumenti con almeno 3-4 buchetti nell'addome, ma in anestesia generale. Ormai la calcolosi della colecisti è un intervento chirurgico ad appannaggio di quasi tutti i chirurghi. Sicuramente è un intervento che è nelle mani della stragrande maggioranza dei chirurghi. È un intervento che si fa tranquillamente con uno strumentario dedicato. È chiaro che la degenza anche post-operatoria è abbastanza semplice. Noi, soprattutto in clinica, cerchiamo di evitare il dolore post-operatorio e siamo riusciti a stabilire un protocollo del post-operatorio che sia assolutamente seguito e assolutamente fermo. Non vogliamo pazienti che hanno dolore, soprattutto la degenza è al massimo di 2 giorni e poi si va a casa e si segue una dieta relativamente stretta per poi riprendere perfettamente la propria vita normale. La chirurgia laparoscopica della calcolosi della colecisti è sicuramente il gold standard della chirurgia delle vie colecisti e vie biliari. Sicuramente è un intervento che è oggi nelle mani della stragrande maggioranza dei chirurghi. Molto è dovuto dal tipo di approccio che il chirurgo ha nei confronti del paziente, molto è legato al tipo di indirizzo che il medico di base ha nei confronti del paziente. Sicuramente è una chirurgia abbastanza semplice, anche se non è scevra di rischi, tutti ben calcolati.
come dico spesso, tra il paziente e il chirurgo si stabilisce un patto di empatia, un patto di trasmissione di notizie, dove il chirurgo deve essere, attraverso un consenso informato, condiviso, soprattutto, dove spiega quali sono le tappe dell'intervento, quali sono i rischi che sono connessi all'intervento chirurgico stesso e quali sono soprattutto i benefici. Sicuramente tirar via la colecisti per via laparoscopica è sicuramente un elemento di grande vantaggio, perché priva il paziente di quelli che possono essere le eventuali complicanze, l'itter, la pancreatite, che sono sicuramente possono essere addirittura anche mortali. A parte che il paziente, dopo che tiriamo via la colecisti, sta decisamente meglio. Quindi il beneficio sicuramente è indiscutibile. Per quanto riguarda l'intervento chirurgico in sé per sé, il paziente entra in clinica la mattina dell'intervento chirurgico, dopo che ha fatto il pre-ricovero, la preparazione, dopo che si è discusso col chirurgo, dove si è fatto il consenso informato. Entra la mattina in sala operatoria, si fa l'intervento chirurgico e poi dopo qualche oretta torna nuovamente alla stanza e dopo 48 ore torna a casa. Sicuramente riprenderà a mangiare al più presto, si alzerà prestissimo, berrà il giorno stesso l'intervento chirurgico. Sicuramente oggi l'intervento di calcolosi della colecisti in laparoscopia sicuramente è un intervento facile, di grande efficacia e soprattutto risolutivo. Per quanto invece attiene alla chirurgia epatobiliare, sicuramente il percorso è diverso. Sicuramente oggi la chirurgia laparoscopica dà un'ulteriore opportunità per quanto riguarda il trattamento di molte patologie epatobiliari, ma sicuramente sono legate dal tipo di patologia a cui andiamo incontro o che dobbiamo affrontare. Sicuramente le patologie epatobiliari sono patologie complesse, patologie che necessitano di una grande apparecchiatura, di una grande struttura alle spalle, di una grande organizzazione. Noi qui siamo veramente ben organizzati e riteniamo di poter fare e facciamo questo tipo di chirurgia agevolmente. È chiaro che in termini di benefici è chiaro e inevitabile che bisogna capire da dove partiamo e qual è la patologia di base che andiamo ad affrontare.